Salve a tutti, buona giornata a tutti. La pillola di oggi è una pillola un po' particolare, parleremo brevemente per quello che riuscirò di dichiarazione non finanziaria e la sua evoluzione in quello che sarà il bilancio di sostenibilità con la direttiva CSRD. Il tempo chiaramente è molto limitato, l'argomento è un argomento vastissimo. Mi limiterò a fornirvi un piccolissimo quadro, dei flash, un quadro generale e magari poi nei prossimi interventi evidenzierò alcuni aspetti particolari di reporting. Che cos'è la DNF? La DNF è un documento che presentano le aziende unitamente al bilancio di esercizio, quindi lo presentano annualmente, per comunicare una serie di informazioni di carattere non finanziario, come l'impatto ambientale, l'impatto sociale delle loro attività. La DNF quindi va oltre i dati economici che noi conosciamo col bilancio di esercizio, riporta azioni, strategie e risultati che dimostrano l'impegno messo in campo dall'organizzazione e dall'azienda per migliorare la sostenibilità ambientale, l'inclusione e l'equità sociale. Le aziende italiane hanno dato attuazione alla normativa in materia di rendicontazione non finanziaria, che è stata introdotta dalla direttiva del 2014, la direttiva Barnier, e recepita in Italia con il DLGS 254 del 2016. Nel DLGS 254 del 2016, all'articolo 2, è stato anche introdotto l'obbligo di pubblicare una DNF che può essere di natura individuale o di natura consolidata, una forma di consolidamento un po' diversa rispetto a quella che noi conosciamo con i bilanci di esercizio, e interessa gli enti di interesse pubblico rilevante, ovvero tutte le società italiane emittenti valori mobiliari che sono quotate sul mercato regolamentato in Italia e in Europa. Quindi la DNF riguarda questi soggetti. Tuttavia, nello stesso decreto legge è stato anche previsto, decreto legislativo, scusate, è stato previsto che anche altre tipologie di soggetti, altre imprese, altre organizzazioni possano pubblicare una DNF, questo è l'articolo 7, su base volontaria, qualificandolo però con la dicitura di conformità e quindi deve essere conforme ai dettami del DLGS 254. La DNF può essere utilizzata dalle aziende come una vera e propria leva di trasformazione, spingendolo verso una sostenibilità maggiore, verso la responsabilità sociale, spingendolo a superare il semplice adempimento burocratico dell'obbligo di rilascio di questo documento, innescando invece una vera e propria trasformazione culturale e filosofica del processo decisionale dell'impresa, andandola a ricondurre a tre macrofasi: la consapevolezza, la capacità e il coinvolgimento. Laddove la consapevolezza e la capacità possono essere individuata attraverso la strutturazione della DNF, le relazioni per esempio sul governo societario, le linee guida del board uscente per la nomina degli amministratori, le relazioni sulle remunerazioni, i compensi che vengono corrisposti, sono tutta una serie di informazioni contenute all'interno di questo documento. Per quanto riguarda l'evoluzione della DNF, abbiamo parlato della nuova direttiva del 16 dicembre pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che è la CSRD, che rappresenta questa una vera e propria opportunità per noi dottori commercialisti, opportunità professionale che a mio parere è equivalente all'opportunità che si è presentata nel momento in cui il bilancio di esercizio nei primissimi anni 90 è stato redatto secondo i dettami della quarta direttiva CE. E anche con la DNF ci sarà una rivoluzione di questo tipo. Vi ho parlato di questa direttiva CSRD pubblicata, come abbiamo detto, a dicembre 2022, proprio perché questa apporta rilevanti modifiche a tutta quella che era la normativa sottostante alla DNF. Rilevanti modifiche in primis perché entra in azione altri player, altri attori, altre aziende che saranno obbligate a redigere questa report di sostenibilità. Report di sostenibilità che non sarà più un report libero che possa essere depositato autonomamente, approvato però dal Consiglio di amministrazione e poi dall'Assemblea, ma deve essere un report che a tutti gli effetti deve essere inserito nell'ambito della relazione sulla gestione. E quindi la nuova CSRD porterà le aziende coinvolte ad avere un maggiore allineamento
fra tutte le informazioni di reporting, sia di origine finanziaria che di origine non finanziaria, proprio per far sì che ci sia sempre maggiore comparabilità fra queste e i report di sostenibilità e a livello anche europeo fra aziende dello stesso tipo. Inutile poi accennare al fatto che il report di sostenibilità, secondo la CSRD, ma già con la DNF, sarà soggettato alla cosiddetta assurance da parte dei revisori, con l'obiettivo di rafforzarne l'attendibilità delle informazioni che sono contenute all'interno del documento, seguendo la strada già tracciata, quindi, come dicevo, con la DNF e col DLS 254 del 2016. Abbiamo detto quali sono le aziende che sono obbligate. Nel 2024 le stesse aziende già obbligate dal DLGS 254 del 2016 dovranno redigere il bilancio di esercizio integrando nella relazione sulla gestione questa DNF. Dal 2025 entreranno in azione altre società obbligate di grandi dimensioni, dal 2026 anche le PMI quotate, dal 2028 per esempio le filiali di imprese extra UE. Nel tempo tutti saranno obbligati a presentare questo report di sostenibilità all'interno della relazione sulla gestione. È chiaro che per noi si apre uno scenario di attività non indifferente che dovremo cavalcare. Chiudo qui la mia pillola, breve per quanto riguarda l'argomento trattato, ma è un argomento che ci interesserà molto nel tempo e nel futuro. Grazie a tutti e buona giornata a tutti.